cari amici, pieno al centro di Roma. Infatti vediamo l'acquedotto, vediamo begli alberi fioriti e qua i fichi d'India e l'agave. L'agave e i fichi d'India, che io faccio un po' di yoga. Mauri, che dire di questo posto? Molto bella, visto? Si avvicina alla ferrovia qua, eh? Sì, sì, molto anche buono, verso, no? La ferrovia. E addirittura piante di finocchio selvatico. Cari amici, natura. Finocchio selvatico a Roma. Questa è la valle di Marino Laziale. Vabbè, ma sì. Ciao a tutti. Sono anch'io, è immancabile. Siamo infatti Gennaro Gelmini, Fabrizio Samplicotti e il Mauri a visitare questa cava di Peperino, marmo locale, che adesso andremo a vedere e descriveremo da vicino. Ecco, la cava si partiva dall'esterno a cavare il marmo sulla roccia e pian piano si scavava sempre più in profondità. Il marmo, praticamente, è un marmo color bianco-grigio, tipo bianco opaco, bianco perla, quindi quel dorato, cioè quel... Beh. E poi naturalmente ci sono anche delle parti più scure, delle macchie più scure, quindi dal grigio perla, bianco, con macchie più scure. Ed ecco infatti lì, facciamo zoom anche sulla parte proprio del peperino, ed ecco, grigio perla con macchie più scure. E questa è la cava, si parte dall'esterno, poi mano a mano si cavava tramite dei macchinari a lastre, si cavavano le varie lastre, ma anche tramite non solo macchinari, anche delle, praticamente dei fili di acciaio che tirati grattavano via il marmo e così. È vero, ha ragione Fabrizio che si vedeva solo buio, e quindi cari amici che di qua si vede bene, è vero? Insomma, dai, una bella cosa. Una bella esplorazione della storia, la storia di Marino, quindi. Adesso andiamo a vedere altre grotte. E andiamo a vedere anche altri luoghi di Marino. Al 10 di aprile 2022. E questa è la prima grotta, la prima cava, veramente esaltante, in quel valle di Marino Laziale. Su addirittura la luna, Marino Laziale, veramente molto bella. Ok.
E qui in Marino Laziale abbiamo un'interessantissima torre medievale e penso di praticamente sul confine delle mura medievali del paese, non bisogna immaginare, sì. Fabrizio. Benissimo. Quindi molto interessante, facciamo un bello zoom. La torre è proprio qua. È una torre, quello che rimane di qualche. Certo, molto antica, avrà almeno 500 anni questa torre, se non anche 1000. Antichissima. E cari amici, guarda che si sfonda, Jenny. Buona Domenica delle Palme a tutti, dall'altalena di Marino, Laziale, che ci stiamo finalmente divertendo un po'. E vicino, tra l'altro, una bella sorgente, fa vedere Fabrizio che bello, lì c'è una bellissima sorgente piena di muschio, una cosina proprio bellissima, caratteristica, molto bella, e con i pesciolini rossi in giro, così, e bene, bene, da Marino Laziale. Da Marino... Un saluto, adesso andiamo al paese, facciamo un po' di video al paese, sul paese. Benissimo. Mi sto divertendo tanto con Gennaro e Mauri. Con Gianni, Mauri e Fabrizio. Ogni volta che vengono io sono contentissimo, per me è una grande gioia che loro sono. Sì, ma siamo contenti, meno male ci si vede tra amici, sempre belli. Benissimo, in questo luogo pieno di natura, assolutamente. Castelli Romani, adesso siamo a Marino Laziale, in questa bellissima valle, e ci accingiamo ad andare su al paese. Rocca di Papa, il Monte Cavo. Ci dà l'acqua la Fontana dei Mori, dove una volta all'anno sgorga anche il vino durante la sagra dell'uva. Qui la Fontana dei Mori e anche con la torre. C'è il sole. A Marino Laziale. La torre è qua. Ecco la Fontana dei Mori. E qui la torre. Fontana del Nettuno. Abbiamo un dio del mare ed ecco l'atteggiamento fiero del dio Nettuno, mani alzate, tridente in mano, l'atteggiamento fiero della forza che ci vuole sempre nella vita. Tanta gioia e forza a tutti noi. Eccoci. Cari amici, in questa fantastica giornata Marino Laziale, Gennaro Gelmini, Mauri e Fabrizio Ciamplicotti, al canale lo trovate Fabri Ciamplicotti. Benissimo, che dire, ma ce la siamo goduta, no? Ma sì, semplicemente la festa delle palme è stata bellissima. Domenica delle palme. La giornata spensierata, abbiamo fatto la valle qua di Marino, piena di verde, piena di natura, sì. Aria buona, acqua fantastica. I romani, chi è di Roma conosce questo posto perché è luogo di villeggiatura per i romani, sì, Colli Albani, e quindi Marino Laziale, altre volte siamo andati a Rocca di Papa, Monte Cavo.